abbastanza emozionata perché è una situazione particolarmente toccante. Io qui però vorrei un attimo appoggiarla da qualche parte. Grazie, ma c'è il microfono vicino. Si sente? Vai. Sentite? Ok. Questa è la lettera che Daniele, che non ha potuto essere presente questa sera, mi ha dato l'onore di leggere a voi. Carissimo Presidente Emanuele Intorbida, carissimi soci del Rotary Club Fermo, si sta per concludere un anno ricco di momenti sportivi e sociali molto intensi, belli, colorati, pieni di positività ed energia che riusciamo a concretizzare e far vivere a tante persone con disabilità, grazie alla vostra vicinanza, collaborazione e sostegno. Un anno che tutti insieme, con grande piacere ed orgoglio, abbiamo dedicato alla splendida persona che ora, con il suo sorriso, calma, gentilezza, ci osserva dall'alto. E ne sono sicuro, soffia nelle vele della Liberi nel vento, con quella delicatezza e determinazione che lo caratterizzava. Francesco Raccamadoro Ramelli. Scusate. Da sempre siete stati e siete vicini alle finalità associative, il mare e le sue emozioni per tutti. Nel 2009, in occasione del vostro cinquantenario, abbiamo festeggiato il traguardo con il trofeo Rotary Club Fermo, che è diventato nel corso di questi anni la regata nazionale della classe 2.4 più partecipata d'Italia, per la grande accoglienza, ospitalità e professionalità che tutti insieme mettiamo in campo a favore degli atleti ed accompagnatori che partecipano all'evento sportivo e scelgono nell'occasione il nostro bel territorio anche come luogo di villeggiatura. Una collaborazione voluta fortemente anche da Francesco, che, lo ricordo ancora con piacere, nella prima occasione che ci siamo incontrati al porto, mentre stavamo sciacquando e rimettendo a posto delle imbarcazioni, non ha esitato un attimo a scendere dal motorino per aiutarci. Bagnandosi i pantaloni, non mi nascondo il mio imbarazzo, e con il suo sorriso dire: «Non ti preoccupare, è un grande piacere poterti dare una mano». Una persona sempre pronta e disponibile, con cui avevo la fortuna di confrontarmi su idee ed iniziative sia a carattere sportivo che per altre finalità a carattere sociale. Sempre pronta, come tutti voi, ed insieme a tutti voi, ad essere vicini, aiutare e sostenere iniziative meritevoli. Sarà bello poter ricordare la persona di Francesco Raccamadoro Ramelli, anche in occasione della 13ª edizione della Regata Nazionale 2.4, trofeo Sandro Ricci, trofeo Rotary Club Fermo, che organizzeremo il 13 e 14 luglio 2019. Sin d'ora vi aspettiamo e vi invitiamo anche alla regata della classe ANSA 303, che organizzeremo dal 6 all'8 settembre. Si sta per chiudere, dicevo all'inizio, un anno ricco di soddisfazioni per la Liberi nel vento, dove, grazie alle nuove imbarcazioni, le ANSA 303, abbiamo avuto il piacere di poter fare avvicinare allo sport della vela, a questa fantastica opportunità di divertimento con il mare, altre persone con disabilità più gravi, che grazie a voi, grazie al Rotary Club Fermo, hanno la fortuna ed il piacere di essere liberi nel vento. Grazie per esserci vicini e rendere possibili i nostri piccoli, grandi obiettivi. Questo è Daniele Malavolta. Grazie a voi e vi invito veramente di cuore a partecipare a questa realtà. Noi abbiamo cominciato a sperimentarla concretamente con i ragazzi del Rotary, con Stefano Bizzarri, ti ricordi?
ci siamo calati dentro alle barchette ed è dentro i 2.4 e toccare con mano la realtà è qualcosa di ulteriore rispetto soltanto a dare fondi che sono preziosi ma vanno riempiti e concretizzati con il cuore. Per cui vi sollecito ad essere presenti a luglio e a settembre e chi vuol partecipare al progetto anche da prima, venendo a sperimentare come concretamente si può dare una mano, ci faccia sapere, siamo prontissimi ad accoglierti. Grazie, grazie, grazie a tutti.